Benvenuti Logistics ed Analytics Italia. Il video di oggi è un video dedica perché una bravissima studentessa, Sofia, che si è appassionata a materie quali l'algebra, la matematica, la geometria, ci ha fatto una richiesta, ci ha chiesto come animare degli oggetti in GeoGebra. Allora, per fare questo ricordiamoci che in GeoGebra dobbiamo vedere sempre il pannellino dell'algebra, che è questo qua a sinistra, e il pannellino dei grafici, che è questo qua. Si consiglia anche di ancorare per esempio gli oggetti alla griglia, così gli oggetti vengono precisi. Per poter animare un oggetto in GeoGebra bisogna avere un motore che è caratterizzato da uno slider e una direzione che è caratterizzato da praticamente un vettore. Facciamo subito un oggetto, facciamo un esempio molto semplice oggi e creiamo una circonferenza. Diamo il centro della circonferenza e poi indichiamo il punto del raggio e vediamo che abbiamo la circonferenza C con centro A e con raggio AB. Possiamo anche togliere dalla vista i punti A e B per non farci confondere. Creiamo subito il motore di questo movimento, creiamo lo slider verrà chiamato A e noi diamo come, diciamo, intervallo da 0 a 5 come dimensione, come incremento noi gli diamo 0.01, cioè facciamo degli incrementi piccoli perché così il movimento sia più fluido dell'oggetto. Ricordiamoci che anche nella versione italiana di GeoGebra, infatti vediamo le parole in italiano, si sono sbagliati e come indicazione dei decimali hanno messo il punto come nel sistema anglosassone e non la virgola. Quindi se non vogliamo degli errori in questo pannello per indicare l'incremento di questo slider da 0 a 5, noi dobbiamo mettere 0.01 e non 0 virgola. Abbiamo creato il motore di movimento di questa circonferenza. Ovviamente adesso non si muove nulla perché noi dobbiamo associare un vettore di direzione, cioè questo oggetto non sa in quale direzione andare. Quindi noi andiamo nel menu delle rette dei segmenti, scegliamo vettore, ad esempio clicchiamo nell'intersezione fra i due assi e creiamo un vettore tipo che va da 0 a 5. Vedete, questo vettore viene definito, allarghiamo un po' qua, viene definito U, ma di quale, diciamo, dimensione si deve muovere questo vettore U? Allora, quello che dobbiamo fare è dobbiamo cliccare sul vettore e vedete che lui ci dà praticamente che il vettore va da C a D e fare asterisco A, cioè per A il vettore CD si muoverà secondo quello che dice lo slider A. Quindi abbiamo fatto vettore aperta parentesi C maiuscolo virgola D maiuscolo, cioè il vettore che va da C a D, per A asterisco A minuscolo, significa per quanti incrementi dice il vettore A. Facciamo invio e vediamo che la cosa funziona subito, perché se noi muoviamo lo slider manualmente noi vediamo che il vettore si muove secondo gli incrementi dello slider. Ma adesso che abbiamo creato il motore di questa circonferenza e la direzione vettoriale, come facciamo a collegare la circonferenza a questi due oggetti? È semplice, andiamo in questo menu, nel menu delle simmetrie, scegliamo traslazione e vedete che la guida ci dice selezionare l'oggetto da traslare e poi secondo quale vettore. Noi scegliamo traslazione, il nostro oggetto e la circonferenza, vedete che viene evidenziata, e poi il nostro vettore è il vettore U. Vedete che appare una circonferenza D1 perché è stata traslata. Quello che possiamo fare è che la circonferenza D noi la togliamo dalla vista e poi togliamo anche questa circonferenza C che ci è stata creata senza volere, e vediamo che adesso la circonferenza si muove secondo quanto dice praticamente lo slider A, secondo la direzione del vettore U. Poi abbiamo un'altra circonferenza che ce la togliamo di mezzo perché ci dà fastidio, e anche questa qua, ed ecco che abbiamo fatto. Come realizzare l'animazione? Semplicemente andando nel pulsantino dell'animazione dello slider e cliccarlo. Ed ecco che abbiamo creato un cerchio che scompare dallo schermo seguendo il motore slider che va da 0 a 5 e quando finisce 0 a 5 ritorna indietro seguendo la direzione, vedete, del vettore U. Quello che è carino praticamente che si può fare, siccome questo è un vettore, se noi interrompiamo l'animazione si può prendere il vettore, se ci riusciamo un attimo, con questo tasto qua, con la freccia, prendiamo il vettore e noi... Ah, eccola qui. Non riusciamo a spostarlo un attimo, perché si è fissato. Di solito ce lo faceva spostare. Muovi. Forse perché l'abbiamo messo bloccato senza volere.
di solito lo potevamo spostare e praticamente, eccolo, spostandolo noi possiamo indicare praticamente che l'oggetto si muove in direzioni diverse. Vedete? Quindi per creare il movimento, l'animazione di un oggetto, bisogna creare un oggetto, poi creare un motore che è lo slider, dargli l'incremento, creare la direzione del vettore e poi collegare con la funzione traslazione l'oggetto al vettore. Questo è tutto per il video di oggi. Salutiamo ancora la simpaticissima Sofia, vi ringraziamo e vi aspettiamo al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.